Di chi ha fatto bene sicuramente il massimo nel corso dell'ultima gara di campionato del Catania, che oggi pomeriggio ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Lecce. Ciò suffragato dagli applausi dei sostenitori presenti a Massa Annunziata sugli spalti del quartiere generale rosso-azzurro, festanti nonostante il pari contro i felsinei. Poco prima dell'inizio dell'allenamento, un tifoso dalle spiccate doti canore ha addirittura intonato Sole Mio per rallegrare ancora di più il tranquillo gruppo di Giampaolo. Gli etnei hanno giocato la migliore partita in questo avvio di torneo, specie nella ripresa. Solo la sfortuna ha fatto perdere l'autobus con i tre punti. Comunque resta incoraggiante la prova del collettivo e nel particolare di Gomez. In sala stampa quest'oggi Potenza parla di una Catania forte in ogni reparto e che può giocarsela con chiunque. Io parto dal presupposto che il Catania ha fatto un ottimo inizio di campionato. E per la prima volta ho buttato l'occhio sulla classifica ieri. È vero che se andiamo domenica a Lecce non vinciamo, le altre hanno vinto e siamo praticamente penultimi. Più riflessivo il portierone della nazionale argentina nella top 11 oggi della Gazzetta dello Sport. Una volta già siamo qua, dobbiamo ambire di più, però sempre con la tranquillità di sapere che quando non si può vincere come la domenica, che Non è la giornata nostra, si vedeva già dall'inizio, l'importante è non perdere. Nel Lecce ottimo complesso, che a Palermo era avanti per 2-0, mancherà Giacomazzi. In ogni caso gli etnei visti contro il Bologna al Massimino sono più che una rassicurazione ed il quinto risultato utile consecutivo diventa un obiettivo alla portata dell'11 dell'Elefante. Per il Catania, chiamato a disputare domenica mattina alle 12.30 l'anticipo della sesta giornata nello stadio di Via del Mare di Lecce. I rossazzurri vogliono continuare la miniserie positiva che li ha portati a sfiorare addirittura il primato. Intanto, sotto la guida di Giampaolo, proseguono gli allenamenti nel campo di Massa Annunziata. Tra i protagonisti di questo avvio di stagione il ritrovato difensore Potenza. Quattro risultati utili è importante, però voglio dire, per i valori espressi in campo sicuramente c'è un pizzico di rabbia. Di oggi pomeriggio per il Catania, il primo della settimana in vista della gara in trasferta con il Lecce. Progressi rilevanti per Sciacca, che sta tornando a prendere confidenza con il pallone, mentre in evidenza sono apparsi Ricchiuti e Morimoto, a segno durante la partitella di circa 50 minuti disputata con la Primavera. In casa rosso-azzurra l'argomento legato all'orario della gara in programma a Lecce domenica prossima, alle 12.30, continua a tenere banco, anche se il difensore Alessandro Potenza ha invitato tutti a non soffermarsi più di tanto sulla questione. Magari se domenica trovassimo 27-28 gradi potrebbe essere un problema, perché a quell'ora proprio penso sia l'ora che c'è più caldo. Domani doppia seduta per i rossoazzurri, che giovedì e venerdì si alleneranno allo stesso orario della gara di Lecce, giusto per abituarsi.